Compire il virus è ritirato, abbiamo visto in questi giorni anche una discesa della curva dei contagi, lunedì ripartiranno alcune attività ma non si può ancora abbassare la guardia. Si è tanto discusso anche sulla fase zero contagi, ma regioni e osservatorio nazionale avevano dei dati e opinioni diverse. Oggi qual è la situazione? La situazione è che noi abbiamo fatto un'indagine più approfondita, abbiamo diviso la regione in tre aree oggettivamente, che sono quelle di intensità del virus. Fermo Ascoli Piceno, Macerata Ancona e la provincia di Pesaro Urbino. Abbiamo stimato per Fermo e Ascoli che hanno già raggiunto lo zero alternato, quindi hanno già toccato lo zero, quindi sono già in una fase di uscita importante. Macerata Ancona abbiamo stimato per metà maggio la stima di uscita con lo zero alternato, stiamo parlando sempre Simona, quindi tocca lo zero. E la provincia di Pesaro Urbino, che ha avuto un'intensità diversa, quindi ha una curva non logaritmica molto diversa, abbiamo stimato per la fine di maggio. Secondo una vostra indagine, un contagio su tre è domestico, avviene sotto lo stesso tetto. Quali sono gli accorgimenti anche magari più importanti da rispettare in casa? O comunque qual è in questo caso, quali sono i dati che avete? Allora, qui abbiamo fatto delle indagini approfondite per capire come avviene il contagio. Ci sembrava molto importante capirlo. Ecco. Ti do una notizia, Simona. Uno su tre avviene nel luogo domestico, sì, e il 10% nel luogo domestico tra parenti. Quindi vuol dire padre, okay, figlio, nonno, eccetera. Quindi vuol dire che negli ultimi contagi, concentrati negli ultimi 10 giorni tendenzialmente, noi abbiamo uno su tre è un contagio intradomestico, il 10% intradomestico tra parenti e il 9% avviene da un altro luogo domestico che è RSA, casa a lungo degenza, eccetera. Quindi il contagio negli ultimi 10 giorni per quasi 2 su 3 è entro le mura domestiche complessivamente. Possiamo dire che un caso su 10 degli ultimi 20 giorni è avvenuto all'interno di una residenza domestica, un RSA, una casa a lunga degenza per anziani. È chiaro che questa è una trasformazione, nel senso che ultimamente abbiamo anche visto che l'età media ricovero è più alta rispetto a 30 giorni fa. Quindi oggi abbiamo capito che il virus ha toccato anche le persone un po' più fragili e lo vedi anche dall'accesso intraospedaliero, che ha una media di degenza più alta rispetto alla fine di marzo. Questo è un aspetto molto importante che cambia anche le politiche di attuazione. C'è il timore che a settembre-ottobre ci possa essere una seconda ondata dell'epidemia. Conferma questo rischio? Allora, ci sono diversi studi che indirizzano, anche guardando extra Italia, extra Europa, indirizzano verso altre ondate di intensità diversa. Detto questo, non dobbiamo farci trovare impreparati, sarebbe una colpa importante questa. È chiaro che abbiamo risposto adesso in modo positivo, perché guardando tutte le curve ci dicono che abbiamo risposto meglio delle altre regioni. Noi a un certo punto il nostro picco si abbassa con un'intensità maggiore delle altre. Detto questo, però, è chiaro che dobbiamo prepararci, ci sarà un'altra ondata, speriamo di intensità minore chiaramente, però insomma abbiamo degli alert territoriali che ci garantiscono adesso l'individuazione immediata dei focolai, perché ti dico solo una cosa al volo, abbiamo dei sistemi di alert su base comunale che ci indicano quasi in giornata dove avvengono i vari focolai. E quindi questo ci fa un pochettino stare tranquillo sull'individuazione immediata dei singoli casi.